Ci troviamo in questo splendido posto che è il Mar Adriatico, siamo al largo di Lignano Sabbiadoro e siamo usciti per provare il nostro active target a Drifting Altoni. Siamo qua con gli amici del Team Tortuga e piano piano analizzeremo tutte le fasi e tutte le funzioni che Active Target ci dà per il drifting al top. Con questo tipo di sonda noi avremo la possibilità di andare a controllare qualsiasi cosa in tempo reale in acqua, quindi la posizione delle lenze, la posizione dei piombi, la posizione dell'esca e soprattutto la scia di pastura come si muove e tante altre cose, perché abbiamo la possibilità di studiare il comportamento del pesce che ci viene a mangiare nella pastura. Guarda la minutaglia che sta andando a mangiare la sardina. Boom, si è spostata velocemente, quindi mi fa pensare che sia passato qualcosa di un po' più grosso, perché c'è stato questo scatto dei pesciolini che stavano mangiando la nostra sardina. Quindi qui ci possiamo anche rendere conto se le nostre esche sono, diciamo, preda di piccolissimi pesciolini che ci vanno a rovinare l'innesco. Stando un pochino attenti su questo strumento si riesce a capire bene veramente tutto. Noi riusciremo a capire se il tonno sale in una certa maniera, di mettere le esche disposte in una certa maniera, se il tonno magari scarta le nostre esche, decideremo di andare un po' più fini con le lenze. Arrivati sul posto, una delle cose più importanti che facciamo è la strisciata di pastura. Cerchiamo di fare un anello facendo rumore, continuando a pasturare, per attirare sia a livello olfattivo che a livello auditivo i nostri predatori. Qualche minuto ovviamente per calare le canne, ma prima di tutto montiamo la sonda per vedere in che direzione va la corrente, in che direzione andranno le sarde della nostra pastura e per capire bene come organizzare la nostra pescata. Analizzato come scende la pastura, andiamo a posizionare le nostre esche calcolando piombi e quant'altro per rimanere nella scia di pastura. Utilizzeremo quest'oggi il nostro active target in posizione forward, quindi andremo ad inquadrare quello che accade davanti alla sonda, ma sappiate che si può utilizzare in tre posizioni, quindi il forward, il down scan, quindi la possibilità di vedere dall'alto quello che accade, e la nostra nuova visualizzazione che è la modalità scout, una specie di panoramica vista dall'alto che ci dà un grosso aiuto per capire come è messo il fondale, come sono posizionati i pesci nella colonna d'acqua. Altro consiglio che mi sento di darvi è stoppate la trasmissione della sonda ogni volta che la tirate fuori dall'acqua, perché sono sonde delicate, quindi è meglio trattarle in una certa maniera. Una volta che i pesci arriveranno sotto barca, con un po' di fortuna e di esperienza, l'attacco alle nostre esche non tarderà ad arrivare. Una delle cose che vi lascerà senza fiato sarà vedere il tonno mangiare in diretta sul vostro strumento Lorenz, grazie ad Active Target. Noi del Team Lorenz ci teniamo ad accompagnarvi in pesca ed aiutarvi con le nostre tecnologie. Ma voi andate a pescare, andate a pescare, andate a pescare.